Buonasera, no alla chiusura del petrolchimico senza alternative. All'indomani della manifestazione di Cagliari, la Giunta regionale rilancia la programmazione. Per il presidente della regione Cappellacci, la grande mobilitazione di ieri è un monito a tutte le forze politiche ed economiche. La chimica, questo perché deve essere chiaro, non si tocca, è inaccettabile che possa essere toccato oggi. Dopodiché noi abbiamo altre risorse, il territorio, l'ambiente e io credo anche l'intelligenza, il capitale umano. Credo che per il nostro modello di sviluppo, per il nostro futuro, si debba puntare proprio su quelle risorse che non sono delocalizzabili. 20.000 persone in piazza in uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni, secondo voi anche un richiamo al governo regionale a fare di più e di meglio? Ah, io credo che sia un richiamo importantissimo a tutta la politica, se vogliamo a tutte le forze economiche e sociali della Sardegna. È una crisi che ha radici lontane, che certamente è dovuta alla contingenza, ma dovuta anche a un limite strutturale, che sono i limiti purtroppo storici, atavici della Sardegna. Il fatto che ci sia questa situazione dimostra che evidentemente la programmazione in passato non è stata capace di governare il sistema e i processi per evitare quello che stiamo vivendo oggi. Dalla prossima settimana la Giunta sarà nelle 8 province per preparare il programma regionale di sviluppo che si conta di presentare entro il 30 settembre insieme con la manovra finanziaria. Andiamo alla caccia di progetti e forze vive, dice l'assessore al bilancio La Spisa. Lo si farà partendo dalle persone, il capitale umano, puntando sulle imprese, la cultura e il territorio. Per ora principi senza indicazioni di progetti, fondi e finanziamenti. E intanto si deve affrontare una crisi terribile, non solo della chimica. Per il presidente Cappellacci bisogna pensare anche a uno sviluppo alternativo. La crisi economica e ha parlato di interesse comune a trovare soluzioni per prospettive di lungo termine. Pronta la replica del presidente della regione. Prima il provvedimento deve essere azzerato, poi si può aprire la discussione. E la presidente del Consiglio, Claudia Lombardo, ha aggiunto: non abbiamo bisogno di rassicurazioni o di impegni a futura memoria. Dall'ENI ci attendiamo fatti, non parole. Ma i sindacati non si accontentano delle reazioni, chiedono risultati. Il 1 agosto non si ferma alcun impianto. Occorre anche portare avanti azioni concrete come un piano di infrastrutture a partire dal metanodotto, rispettare gli accordi di programma sulla chimica, risolvere i problemi energetici, rilanciare l'agroindustria e i servizi. La gestione della crisi, insomma, deve essere politica. Con il sistema produttivo in ginocchio, il governo è chiamato a sostenere le produzioni. Il grido di 20.000 persone partite dalla piazza ieri a Cagliari per lo sciopero generale dell'industria e dei servizi si deve trasformare in fatti. Il 15 nel Palazzo di Via a Roma, un'assemblea straordinaria a Palazzo Chigi con i ministri. Senza impegni concreti, gli operai sono pronti a riprendere la lotta. Bisogno dell'agricoltura e siamo solidali perché interpretiamo e rappresentiamo i loro bisogni con gli agricoltori, con i pastori e siamo perché scusa adesso perché ancora altri lavoratori stanno ancora arrivando in Piazza del Carmine, ma noi siamo qui e ci tratteniamo. Grazie a tutti per la partecipazione, continuano ad arrivare le delegazioni, la via Roma è ancora stracolma di lavoratori.
casa va senza più solo pura mancare. Procura dei moderati, parole sabina mia, il sino rovina mia, ora adesso che in terra, e cara legge si atterra, andrà adesso per potenza, e comincia sa pazienza, il suo pura mancare. Procura dei moderati, parole sabina mia, il sino rovina mia, ora solleviamo le nostre bandiere, che sono il simbolo di Conte Trentino di Sviluppo, appello dei sindacati napolitano, no al blocco di Porto Torre. Il delegato dell'ENI Paolo Scaroni non bastano a gettare acqua sul fuoco. Non ci convince il fatto che lui omette la verità, non ha fatto investimenti in questo territorio da oltre 15 anni, lui, siccome siamo persone serie, lo attendiamo al tavolo di confronto dove ci deve spiegare quali sono le criticità e noi siamo disposti, pronti ad accogliere tutti i suggerimenti per rilanciare lo stabilimento dell'industria in Sardegna. Storia è scritta da esordiente. Non come mai contare cosa su sta a posta banda sardo che lavora chi d'essendo è santa usa mostra sorba in torbe levante zumbo viande chi sei tan su sintale. Guerreri corazzosu e attriviu, deso sardo spellita scumandante, contro sor romano saccaniu, cafin in terra nostra dominande, sorba in torne levante su moliande, su misettande attive. Paragula sentia se verso stosto, non può ben cancellare sa memoria. Prova a mentare per il affizzo nostro, chi su può puro sardo a tua storia. Sorvento le levante su un boliando, chi se tan su in sale. E siamo sperdi una battaglia, sei murgalo in questa nostra terra. Non siamo in chirca de medaglia, per i musoli vincere sa guerra. Sorventor de levante sul boliande, sorventor de levante sul boliande. Cornusana causa morte, io sto e un sicora in gloria, proisso sterra vada e mala sorte, lo salta con sacrauso a sa memoria. Sorventor delevante sul goliante, sorventor delevante sul goliante.